Banconote da 20, da 10, da 5, monete varie. Dov'è finita? Dov'è finita? La prima moneta che ho incassato, la tengo sempre qui in cassa come portafortuna. Veramente io non l'ho mai vista. Sei disposto a ripetere questa affermazione giurando sulla tua rivista di danza preferita? Ma certamente! Che cosa vorrebbe insinuare? Uno, sei tu che l'hai rubata. Due, sei tu che l'hai rubata. Oppure tre, sei tu che l'hai rubata. Non sono stato io a rubare la sua preziosa monetina. Fa vedere i tentacoli. Perché io? Ci licenzio. Finalmente libero. Quindi è una decisione sbagliata. Sbagliata? L'unico vero sbaglio che ho fatto è stato sprecare tutto questo tempo al Krusty Krab. Immagino che tentare di fermarti sia inutile. Se dovessi trovarti nei guai, non esitare a cercarmi. Conta sempre sul mio aiuto. In fondo tu e io siamo come due gemelli, molto legati tra loro. SpongeBob, non mi serve il tuo aiuto. Ho intenzione di sfruttare le mie numerose potenzialità. Sono pronto, sento che potrei diventare chiunque. Potrei essere un giocatore di football, un re o persino un astronauta. La prossima volta che ci incontreremo mi troverai con questa città letteralmente ai miei piedi. Fate la carità. Qualche spicciolo, signore. Squid, non mi sbagliavo, sei proprio tu. Ecco, io. Ma non ti ricordi, sono SpongeBob. Un tempo eravamo colleghi. Allora, dove abiti adesso? Squid Tentacolo? Sì. Fermi qui, prego. Da nessuna parte. Ci sei ancora arrivato? Sono un povero perdente. Ormai ho perso il lavoro, non ho una casa. Non ho niente. Dai, non piangere. Tranquillo, vieni a stare da me. Eccoci qua, Squid. Dormi pure nel mio letto. D'accordo, ma solo finché non trovo un lavoro. Rimarrò qui un giorno, due al massimo. Ma non dire sciocche, ci puoi restare finché vuoi. Buonanotte, Gary. SpongeBob, posso avere un bicchiere d'acqua, per favore? Grazie. Buonanotte. SpongeBob, posso avere un'altra coperta? Ecco qua. Grazie. SpongeBob, hai dimenticato di spegnere la luce. Buonanotte. Vergognati. Squiddy non è uno scroccone. Non si sta approfittando della mia ospitalità. Lo so che non si è ancora trovato un lavoro. Risparmiami le prediche. SpongeBob, arriva o no la mia limonata? Si può sapere perché non hai indossato la divisa? Finalmente, ma ce n'hai messo di tempo. Sono le 4, è l'ora del mio telefilm. Muoviti, di certo non aspettano te per mandarlo in onda. Ehi, dove vai, Ghibello? Vado al lavoro. Non sono un fannullone che se ne sta tutto il giorno a letto a poltrire. Hai ragione, e dove lo posso trovare un lavoro? Lo trovi dappertutto, specialmente se sei un tipo verdastro con 6 tentacoli. Grazie mille, vado subito a cercarmene uno. Così la pianto di fare il parassita alle spalle dei miei amici e gli restituisco la vita. Che fine ha fatto il mio telefilm? SpongeBob, il telecomando non funziona. Vieni qui, bisogna aggiustarlo. Io invece avrei un'idea migliore. E meglio chiamare uno che lo faccia per lavoro. Sai perché? Io ho bisogno di un lavoro. Cerco qualcuno che faccia quel lavoro. E poi gli auguro buon lavoro. Non ho afferrato il concetto. Mi ascolti bene, razza di spilorcio. Squiddy vive da mesi a spese mie. Io rischio di impazzire. E lei non lo vuole riassumere per una monetina del cavolo. Che cos'è? La mia monetina. Sembra antica. Sono in affari da moltissimo tempo. Allora, visto che non è stato Squiddy a rubare la moneta, può tornare al lavoro? Sì, ma adesso ho bisogno di stare un po' da solo con la mia adorata monetina. Direi che acqua passata, ormai ti pare? Sono d'accordo, signore. In fondo so che non era tua intenzione smarrire la mia monetina. Come? E adesso cosa vorrebbe insinuare? Sta di nuovo tentando di accusarmi? Ma per come la vedo io ci sono tre possibilità. Uno, me l'hai messa tu nei pantaloni. Due, me l'hai messa tu nei pantaloni. Oppure tre, me l'hai messa tu nei pantaloni. Ebbene sì, voi due siete incaricati di ridipingere l'interno di casa mia. Sì!
Sì, però prima devo darvi un avvertimento. Se per caso dovessi trovare anche solo una goccia che non sia sul muro, i vostri fondoschiena verranno ritagliati e appesi in due belle cornici sopra il mio caminetto. Bene, buon divertimento. Mr. Crab ha un sacco di oggetti costosi su cui potrebbe gocciolare la vernice. E ora dovremmo incominciare ad aprire queste latte di vernice indelebile. Attento SpongeBob! Attento SpongeBob! Attento SpongeBob! Attento SpongeBob! Attento SpongeBob! Sto attento, ma l'ho già aperta. Oh, quest'altra la apro io! Forse è meglio se apro io anche questa. Ok, Patrick, adesso prepariamo i pennelli. È meglio cominciare con uno più piccolo. Coraggio, Patrick, adesso comincio. Dipingo il muro. Esserci di peggio di una bolla di vernice gigante! Aspetta, lo so! Due bolle di vernice giganti! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo ridipinto la casa e senza far cadere nemmeno una goccia su... Non ci posso credere, c'è una macchia! No, non è un semplice dollaro! È il primo guadagnato da Mr. Crab! È la cosa più preziosa che possiedo! E c'è una macchia di vernice! Va bene, non drammatizziamo. Forse riesco a cancellarla. Questa è la fine, questa è la fine! Fra poco Mr. Crab tornerà a casa e quando vedrà quello che abbiamo combinato al suo primo dollaro! Aspetta, SpongeBob, non dobbiamo fare altro che lavare via la vernice. Mr. Crab non verrà mai a saperlo. Ma Mr. Crab ha lascia detto... perdere quello che ha detto lui! Una vernice completamente indelebile non esiste! Aspetta, SpongeBob! Non siamo mica cavernicoli! Viviamo in un'era tecnologica! Non ha funzionato. Certo, è tutta colpa di Mr. Crab! Io non capisco perché ha appeso quello stupido dollaro come se fosse un trofeo! A me sembra che non abbia niente di diverso da qualsiasi altro comunissimo dollaro! Perché l'ha appeso? Uno potrebbe attaccare alla parete anche un vecchio dollaro qualunque e nessuno noterebbe mai la differenza! Allora potrei anche mettere mano al mio portafoglio, prendere un dollaro e appenderlo! Sembrerebbe uguale perché... Svelto, prendi il portafoglio! Non capisco dove vuoi arrivare. Ehi, guarda, c'è un dollaro! I nostri fondoschiena sono salvi! Adesso dobbiamo... Patrick, fermo! Patrick! Ne vuoi un pezzettino? Ok, abbiamo ancora tempo. Che c'è? Salve, Mr. Crab. SpongeBob, che stai facendo? Volevo inquadrare la situazione. Su, torna coi piedi sul pavimento, ragazzo. No, Mr. Crab, no, non guardi, la prego. Siete stati voi a coprire completamente di vernice il mio primo dollaro? Se sapessi quanto tanto, ci dispiace, Mr. signore. Ecco qua, ora è come nuovo. Ma sì, ho mentito, questa vernice in realtà viene via con la saliva. Ho capito, Mr. Crab. Lei ci ha detto che la vernice era indelebile per essere sicuro che stessimo attenti a non sporcare troppo la casa. Nah, ve l'ho detto solo per prendervi in giro. Devo imparare a ridere senza sputare dappertutto. È gigantesco, è tutto serpeggiante. E poi si è pappato tutto quanto. Dovremmo prendere tutta Bikini Bottom e spostarla tutti insieme da un'altra parte. Che razza di idea, suona un tantino folle, sai, Patrick? Vuoi che ci resti a posto? Come ti permetti di dire certe cose? Patrick,
occuparmi io di stanare quel verme e dipende da quanto voi siete disposti a pagarmi. No! Scordatelo, non sgancerò nemmeno un centesimo! No, ma gli puoi mai, piuttosto di pagare, io sarei disposto a far entrare qui quel verme per la soddisfazione di vedervi sbranare vivi! Stavo scherzando, non voglio nemmeno un soldo, era solo per enfatizzare la drammaticità del momento. Io ve la ciuffo gratis, quella creatura senza spina dorsale, perché è una questione personale. Guardate, mi ha dimezzato la coda. Quel verme deve averla afferrata mentre io ero di spalle, un bel vigliacco. Bene, è ora di fargliela pagare a quel brutto verme. Rivoglio la mia coda. Aspetta, senti, non ti rendi conto. Concetto di grande, non sono nemmeno paragonabili. E poi quello si è preso la mia coda, non è una cosa da sottovalutare. D'accordo, però mettiamo il caso che il verme non abbia preso la tua coda. Se non l'ha presa lui, allora chi ce l'ha? Diciamo che ce l'ho io. Davvero? E dov'è? Beh, ce l'ho qui, in tasca. E che aspettavi a dirmelo? Su, dammela. Coraggio. Scusa, a me sembra di vedere un fermaglio, un pezzo di corda. Non c'è nulla di così grande o così feroce da riuscire a sfuggirmi. D'accordo. Dillo. Non c'è qualcosa. Non c'è nulla. Non c'è nulla di così grande o così feroce da riuscire a sfuggirti, però. Basta. Forse. Basta. Io. Basta. È dentro questa grotta. Un momento, sei sicura? Ma certo, sono decisa ad andare a stararlo e non ho intenzione di uscire prima di aver ridotto quel disgustoso verme in polpette. Ah ah! Finalmente ti ho scovato, ladro di code! L'ho preso, SpongeBob! Scendi! A ci picchia, ragazzi! Questa creatura ci sa fare con la lotta! Peccato che io venga dal Texas e, come vedi, nessun verme può battermi! Ho pure ripreso la coda! Non è il verme! Come? Non è il verme, è solo la lingua! Ah, ho capito! Questa sarebbe la lingua e quindi tutta questa cosa gigante sarebbe il verme! Allora si salvi chi può! Allora, qual è il piano, Sandy? Correre più veloci! Ci arrivavo anch'io! Ehi, aspetta un momento, avevo ragione io, giusto? Devo riguardare la discussione! Ammettilo! Ora no! Dillo, ti faccio lo sgambetto! No, lasciami in pace! Avevi ragione tu, io avevo torto, maggio, ti basta, sei con... Così si ragiona! Sandy! Sì, dimmi pure! Ci sono! E hai ancora quel fermaglio, quel pezzo di carta! Ho capito cosa hai in mente! Guarda, ne ho fatto una collanina! S che sta per SpongeBob oppure S che sta per Sandy! Gli aiutiamo a identificare i nostri corpi! Non dire sciocchezze! Io pensavo S che sta per salvarci la pelle! Questo sì che è un perfetto rodeo alla texana! Ce l'abbiamo fatta! Non potrà uscire mai più da lì e sotto! E così la città è salva! Urrà! Andiamo subito ad avvisare tutti gli altri! Vincete! Ehi, guarda, c'è un squiddy!
Che c'è? Ma che lingua parlate? Avete inventato un codice segreto per Citrulli? Non possiamo dirtelo, visto che non fai parte. E cosa serve per farne parte? A parte essere perfetti Citrulli? Mi dispiace, ma non potresti entrarci nemmeno se ti mettessi d'impegno. Dovreste implorarmi di entrare. Entrarci? Aspetta, no, scusi, fermati, aspetta, non aspetta, puoi entrarci. Non ci passi, ma... Siete proprio due rimbambiti. Qui non c'è abbastanza spazio. Infatti è da un pezzo che tentiamo di dirtelo. Siamo bloccati qua su da 3 giorni. Non ho nessuna intenzione, e sottolineo nessuna, di diventare membro del vostro club del cavolo. Nel mezzo del niente in compagnia di Spongebob e di Patrick. Abbiamo anche questa? Oh, conchiglia magica, che cosa dobbiamo fare per uscire da questa foresta di alghe? Niente. Ecco la conchiglia parlato! E allora? Non possiamo rimanercene qui seduti a non fare un bel niente! Vado da solo a cercare la strada per tornare a casa. Si può? Aiuto, mi sono perso. Aiuto, aiuto. Mi sa che in questa foresta non c'è via d'uscita. Devo dire che ho una gran fame. Vediamo cosa si rimedia stasera nel club Squiddy nella foresta. Non male il profumino, vero? Ormai sono giorni che non mangi niente. E se mi aveste dato retta avreste avuto del cibo, la capannuccia e un bel fuoco per scaldarvi. Ma non c'è niente da fare, voi continuate ad ascoltare il consiglio di una conchiglia, come se la soluzione ai vostri problemi dovesse cadere d'improvviso direttamente dal cielo. Si è ringraziata la conchiglia magica! Club! Sì, certo, evviva! Spero che mi scuserete se non continuo a inneggiare al club! Allora, cosa mi pappo prima? Gli spaghetti, il tacchino, la zuppa o la carne in scatola? Ho un'idea! Lo chiediamo alla conchiglia magica! Consulterei la forchetta magica! È stata lei a farci arrivare a questo banchetto! Lei gode di ogni diritto ed è la nostra unica consigliera! Forse lui non è un vero confratello! Ehi, spero non mi abbiate frainteso! Conchiglia magica, mi stavo chiedendo se devo mangiarmi prima gli spaghetti o il tacchino? Nessuno dei due. Oh, che mi dici della zuppa? No. Dammi, ci provo io! Conchiglia magica, secondo te Squiddy può mangiarsi questo delizioso, appetitoso, fantastico sandwich? No. Lo papo io questo delizioso, appetitoso, fantastico sandwich? Sì. Agli ordini! Posso mangiare qualcosa? No. Posso mangiare qualcosa? No. Qualunque cosa chieda rispondi no. Prova a riformulare la domanda. Posso mangiare qualcosa? No. E voi? C'è qualcuno laggiù? Dove siete? Rispondete! Non puoi immaginare quanto sia felice di vederla! Ormai è da settimane che sono bloccato in mezzo alla foresta con quelle due teste di mollusco laggiù e la loro conchiglia di mare magica! Come hai detto? Conchiglia magica? Come questa per caso? È la mia conchiglia che mi ha detto di venire a salvarvi. Molto bene, conchiglia magica. Dici cosa dobbiamo fare adesso. Niente. Sia ringraziata la conchiglia magica! Sia ringraziata la conchiglia magica! Che cos'è quello?
puoi toccarla. Posso confermare, una matita gigante. Usiamola per fare dei disegni giganti. Visto, è una medusa. Niente male, SpongeBob. Tuttavia la progettazione di base mi sembra carente e la tua concezione della prospettiva lascia molto a desiderare. Sì, è facile criticare. Ehi, ma il tuo disegno sta diventando reale. Lo prendo come un complimento, signor critico. Sul serio, si è messo a nuotare, guarda. Sai che significa tutto ciò, Patrick? Che le tue opere non verranno mai esposte in un museo? No, che abbiamo trovato una matita magica. Giuro che questo sarà l'ultimo scherzo. Faccio il mio autoritratto e quando Squiddy andrà ad aprire la porta si troverà una bella sorpresa. Che bello, guarda, sembra un figurino. Mi manca solo la cravatta. Pronto all'azione. È davanti alla porta. Hai visto? Sta bussando. Come immaginavo, Squiddy è uscito ad aprire. E ora... Basta, fermo! Ehi, si è portato via la matita. Siamo nei guai. Eccolo, è là. Riscattiamo e lo prendiamo di sorpresa. Evviva, gli facciamo una sorpresa. È il suo compleanno oggi. Aiuto, presto, Patrick, presto, fa qualcosa. Buon compleanno. Ecco il tuo regalo. Prego, non c'è di che. Fermo, indietro, Scarabocchio. Così come ti ho portato in questo mondo, adesso sono pronto a buttarti fuori per sempre. Ora non ti muovere, lo sto facendo per il tuo bene. Prendi questo, e 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 questo. Io sono SpongeBob, il grande sterminatore del male. Datti una calmata, era soltanto un disegno. Comunque non si può mai sapere, giusto, Patrick? Giusto, andava fatto. Buonanotte, matitina. Ehi, matita magica, perché ti sei alzata e ti dovevi disegnare un bicchiere d'acqua? Scarabocchio! Noi non ci portiamo rancore, giusto? No, che cosa hai intenzione di fare? Tu, Scarabocchio! Io, SpongeBob! No, mi raccomando, stai attento! Hai visto, amico, il tuo pezzo alla gomma? Ma il mio alla punta! Anche il tuo alla punta! Ma non importa! Avevo 10 in educazione artistica a scuola! Grande matita magica, sei troppo potente per noi creature acquatiche. È l'ora di tornare nel regno magico da cui provieni. Allora sei pronto, Patrick? Pronto! Ma che succede? La mia matita! Caro Squiddy, per festeggiare la fratellanza fra dipendenti voglio farti un regalo. Ta-da! Commovente. Non capisco, mi mette un gran prurito. Ma di cosa è fatta? Di ciglia, naturalmente.
E ora posso riprendere il mio lavoro da salario minimo? Solo dopo che avrai consegnato il tuo regalo di fratellanza. D'accordo, allora gli comprerò della gomma da masticare. Oh, no, ragazzo, conosci le regole? Il regalo va fatto con le proprie mani. L'unica cosa che posso fare è andarmene subito da qui. Guardalo adesso, ti piace così? Ho fatto questo bagno con le mie lacrime. Sapevo che avresti cambiato idea, ragazzo mio. Preparagli qualcosa di speciale. Che se fate cadere un solo pezzo del mio bottino, beh, io vi farò in mille fettine. Quelle tortine casalinghe hanno un'aria davvero appetitosa. No, queste non sono casalinghe, sono prodotte in fabbrica. Una fabbrica di ordigni esplosivi. Sono bombe, insomma. Ah, è un vero peccato, perché pensavo che fossero dei dolci e volevo acquistarne uno. No, fermo! Beh, vedi, noi stavamo solo scherzando con la storia delle bombe. Costano $25 al pezzo, ne gradisci una? Ok, ecco il mio regalo, Mr. Crab, appena sfornato. E adesso riprendo la mia esistenza. Fermati subito qui. Voglio assicurarmi che sia venuto bene. Aspetta un secondo, con il dolce ci starebbe bene un goccino di latte fresco. Ops. Va bene, bravo, hai cercato di farmi fuori per prendere in gestione il mio locale. Non è no, così. Le assicuro, io non lo sapevo, posso spiegarle se vuole. Mr. Crab, è tutto a posto, ho sentito un wow. Una tortina. Per una bomba. Ed è ancora nel Krusty Krab. Grazie della tortina, Squiddy. Quando la tortina piomba nello stomaco e colpisce il basso intestino, boom, pesce. Da come la vedo io, riuscirà a resistere fino al tramonto. Perché rovinargli il suo ultimo giorno sulla terra? È un ottimo ragazzo, merita di godersi le sue ultime ore. Scusa, SpongeBob. Sì, che c'è? Mi sono dimenticato di dirti che il mio regalo è composto da due parti. Davvero? Due. Per favore, fermo con i salti, grazie. Qual è la parte due? D'accordo, dimmi, cos'è la cosa più spassosa che ti viene in mente? A dire il vero, io tengo una lista con tutte le cose che mi piacerebbe fare. Attenzione lì dietro, amici in retromarcia in arrivo. Sei sicuro che non sia pericoloso toccarlo col dito? Ma chi è il dottore qui? Oh. I tramonti sott'acqua sono una meraviglia, non trovi anche tu? Sì. Già, si sta proprio bene, noi tre da soli. Tu, io e il muro di mattoni che hai costruito fra noi. Wow, è come se qualcosa mi avesse colpito nel basso intestino. Ecco a voi il tramonto. A me piace tanto fare il conto alla rovescia. 5. Dai, adesso vai avanti tu. Certo, 4. 3. 2. 1. Abbiamo iniziato a contare troppo presto. Ricominciamo da capo. 5. 4. 3. Almeno sono riuscito a fargli trascorrere le sue ultime ore di vita in allegria e serenità. Sì, devo dire che sono proprio una brava persona. Quindi, guarda cosa so fare. Come fai a essere ancora qui? Visto che abbiamo completato la lista, ho pensato di scriverne un'altra. Ho riempito questo libro con idee fantastiche. Ho trascorso l'intera giornata in tua compagnia a fare le cose più stupide del mondo, perché ero sicuro che tu a un certo punto saresti esploso. Tu vuoi che io esploda? Sì, perché è quello che sto aspettando. Non hai capito? Tu dovevi esplodere in mille piccoli frammenti. Perché avrei dovuto esplodere? Perché la tortina che ti sei mangiato era una bomba. Ma quale tortina? Quella che ho lasciato stamattina sul baule e che ho comprato da dei pirati per $25, non sapendo che fosse una bomba e che tu hai mangiato. Aspetta. Oh, certo, tu parli di questa tortina. L'avevo messa in tasca perché volevo mangiarla in tua compagnia. Dai, la mangiamo. Ai. Una Presto, ragazzo, alla barca invisibile senza perdere tempo! Me lo fate, ma non sono andati! Oh no! La cintura di Waterman! Schizziamo via!
la cintura! Hai dimenticato... Sopra di me c'è la cintura segreta di Waterman, simbolo della giustizia sommersa. Però gliela devo restituire. Oppure no! Così potrei godere a mio piacimento di questa meravigliosa cintura. Chissà cosa serve questo pulsante. Wow! Ho acceso il raggio riduttore. Cosa sta succedendo qui? Eh? Cosa vedo? Questa è la cintura di Waterman. Sì. Tu che gliel'hai rubata? Ti prego, non dirlo. Mi sto avvicinando al telefono. No. Non sarebbe possibile parlare con Waterman. Cosa? Cosa? Oh. Pronto? Pronto? Ehi, che diavolo mi hai fatto? Mi spiace, ma sei tu che mi hai costretto. SpongeBob, se non mi fai tornare alla mia grandezza naturale immediatamente, finirai in un mare di guai. È molto seri. Vabbè. Allora, mi hai sentito? Oh, per mille uova di anguilla, lasciatemi in pace, andatevene subito via, capito? Smettila adesso! Forse mi è venuta un'idea. Proviamo a chiamare Waterman, così. Lui non lo possiamo chiamare. Ma ci sarà qualcuno in grado di aiutarci? Intelligente, saggio e con anni di esperienza in pronto intervento. Patrick! 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 Chi è? Cosa chi? Oh, ciao SpongeBob! Patrick, sono arrivati Waterman e Supervista. Io ho trovato la sua cintura e poi, guarda! Oh, un pupazzetto che assomiglia a Squid! Fammi giocare, dai! No, Patrick! Go! Sganciare! Patrick! Super pollo gigante! Non è un pupazzetto, Patrick! Questo è veramente Squiddy! L'ho rimpicciolito per sbaglio! Lo annientiamo! Aspetta, ma non capisci? È una cosa seria! Devo riuscire a farlo tornare normale! Lo sai qual è il problema, amico mio? Quale? Tu l'hai messa su M che sta per Mini, ma dovrebbe essere su W come Wow! Non penso che wow ci sia sul vocabolario. Ma stai scherzando? È un verbo? Io wow, tu wowi, e io pure ella wow. Woware, wowai, do wowato. Buttandomi giù mi farei male, ma sarebbe una fine onorevole. E poi wowologia, che è lo studio dei wow. Mi meraviglia che tu non lo sappia, SpongeBob. Scusa se ho dubitato di te. Ha funzionato! Accidenti! Grandioso! SpongeBob, sei un gigante! Ci parti da Waterman, sì o no? No! Lui non lo dovrà mai sapere! Ma qualcosa farò! Sì, ve lo prometto! Intanto starete sicuri in questo vaso! Sono solo due persone, in fondo non è così grave, nessuno ha visto niente! Ciao, Sandy! Buongiorno, SpongeBob! Ciao, SpongeBob! Oh, ciao, SpongeBob! Salve, SpongeBob! Come è brutta, SpongeBob? Devo trovare un barattolo più grande. SpongeBob, per favore, vuoi ragionare? Hai rimpicciolito tutti a Bikini Bottom. Devi andare a parlare con Waterman. Oh, ma dai, Squiddy, non sarà tanto contento di sapere. Sai, vedrai che Waterman sarà comprensivo con te. Waterman sei tu, testa di legno. Ah, già, è vero. Waterman sei io, mi dispiace moltissimo. Io sono un tuo ammiratore, la tua cintura. Oh, via, non preoccuparti, figliuolo. Io ti capisco benissimo. Ci vuole il raggio d'ingrandimento. Sì, vediamo. L'hai regolato su Wow? Su cosa? Visto che non potevo farvi ritornare grandi, ho rimpicciolito la città. E adesso l'ultimo tocco. Cheese! Ragazzi, che meraviglia essere di nuovo a casa. Ho una partita a carte questa sera. Con chi vai a giocare, Mr. Krabs? Planton. Lo spremo fino all'ultimo soldo ogni martedì da 15 anni a questa parte. Non mi ha mai battuto. Com'è andata la partita?
partita, Mr. Crab? No, amico, quello che ho perso sei tu! Che cosa? Ho giocato il tuo contratto e ho perso! Ma tu d'ora innanzi lavorerai nel mio locale, caro Sponge! Forza, è giunto il momento di indossare il famoso cappello di Chum Bucket, ragazzo! Sì, sia, finalmente sono pronto ad assaggiare un bel Krabby Patty. E in quanto tuo capo, io ti ordino di prepararmi immediatamente un Krabby Patty. Sono stato chiaro? Spero che non vorrai costringermi a strapparti il cervello e a trapiantarlo nel mio cuoco robot! A stove is a stove, no matter where you go. A patty is a patty, that's what I say. A grill is a grill, this is surely so. And fries should be fries. Stay, this kitchen's not the same without you. It's just a greasy spoon. Just a greasy spoon without you. SpongeBob, devi mostrargli compassione e comprensione e ti darà tutto ciò che vorrai. Vuoi stare un po' zitta? Sto pensando! Ecco, ho trovato! Per conquistare SpongeBob dovrò mostrargli compassione e comprensione e mi darà tutto ciò che vorrò. Oh, signor Plankton, ce la sto mettendo tutta, mi creda. Ma non sono abituato a cucinare così. La prego, non mi strappi il cervello. Calmati, SpongeBob. Credi che non sia capace di comprenderti e venirti incontro? Tuttavia, chiedi pure. Cosa posso fare per rendere l'ambiente di lavoro più confortevole? Di solito preferisco usare la griglia. Sarà fatto. D'accordo, puoi guardare adesso. Hai visto? Ti piace? È l'esatta riproduzione della cucina del Krusty Krab, ragazzo mio. Accipiscia, è precisa e degno. Un Krabby Patty subito in arrivo, Mr. Krab. Oh, Mr. Krab! C'è qualcosa che quella pellaccia dura di Krab non ti permetterebbe mai di avere? Beh, ci sarebbe una cosa che ho sempre desiderato. Sei pronto a metterti al lavoro? Un momento, prima vorrei finire il mio gelato. Allora il piccolo folletto di mare disse... E so io che cosa ci vorrebbe a questo punto. Che ne diresti di preparare un paio di Krabby Patty? Mi spiace, ma non ho l'ispirazione. Adesso basta, mi hai stufato. Puoi dire addio al tuo cervello. Ecco fatto. Forza, SpongeBob, vieni pure avanti. Come vedi, alla fine io tengo sempre ciò che voglio. E naturalmente ora voglio che mi prepari un Krabby Patty. Ricevuto, risposta per adesso non mi va. Basta, non ce la faccio più. Ti devi riprendere quella peste gialla. È diventato un incubo e non ne vale la pena. Come tu pensai, gli affari sono affari, amico mio. Dunque, vediamo un po'. Se tu mi dai $50, io te lo tolgo dai piedi. Affare fatto! Tanto prima o poi ti frega. Io e il mio cervello siamo felici di essere tornati. Anch'io sono felice di riavervi. Coraggio, adesso torna al tuo lavoro. Manca pochissima all'ora di pranzo. In questo momento non mi va. Perché non provo a chiedervelo più tardi? Dicevo, oggi vorrei lavorare gratis per festeggiare. Adesso sì che ci siamo. Lo sai come si dice? Se qualcuno ti dice che non sopporta i Krabby Patty è perché non ne ha mai assaggiato uno. Come me, non l'ho mai assaggiato e mai lo farò. Ecco perché sembra un aspetto malatticcio. Prova questo. Che cosa, assaggiare una di queste palle di poltiglia radioattiva? Ma ti farebbe bene. Stai scherzando? Con quell'hamburger l'attacco di cuore è assicurato. No, Squiddy, volevo dire che ti farebbe bene all'anima.
Cosa mi tocca sentire? Io non ce l'ho un'anima. Non te ne pentirai. No! È delizioso, sai? Senti, per quanto hai intenzione di continuare. Su, dammela. Se morirò, non ti voglio al mio funerale. Wow, devo dire che questo Krabby Patty è senza alcun dubbio il panino più orripilante, schifoso, improponibile, nauseante, per niente appetitoso, disgustoso, stomachevole, rivoltante e per concludere vomitevole e putrido che il mio povero palato abbia dovuto sopportare. Auguro a questo Krabby Patty e a tutti quelli una fine precoce senza alcun dubbio meritata, che riposi in pace. Chiaro? Quello che dici non ha senso. Il Krabby Patty è assolutamente delizioso. Nessuno può essere così insensibile. Nessuno tranne me. Ne sei sicuro? Guardami, ti sembro uno che ha voglia di scherzare? No, no. Bene, e adesso diffondi la notizia. Ci sei ancora, ti prego. Sì, per fortuna è ancora vivo. È un autentico paradiso questo. Oh, se penso agli anni che ho sprecato. Baba. Sì, Squiddy. Preparami subito un triplo Krabby Patty Supreme con razione doppia di sottaceti e alghe in quantità. E mi raccomando, ben cotto. Sarà pronto in un baleno. Triplo Krabby Supreme. Triplo Krabby Supreme. Qualcuno ha ordinato un triplo Krabby Supreme. Oh, non c'è più. Evidentemente, ma perché non lo lasci qui nel caso tornasse e lo richiedessi? No, un patty speciale come questo deve essere mangiato subito. Boh, è da quasi 20 minuti che non ne mangio uno, quindi... Vabbè, non so chi l'ha ordinato, ma è veramente buono. Ah, quello non sa cosa si è perso. E ora torniamo al lavoro. Uscite, ti devo riuscire a mettere le mani su un Krabby Patty e nessuno potrà fermarmi. Eccoli là. Oh, per mille gamberi, da che parte comincio? Ma che importa, tanto adesso siamo soli, io e voi e nessun altro che sì. Sei proprio tu. SpongeBob, che cosa ci fai qui? Spiegamelo. Io vengo sempre a lavorare alle tre. E tu che ci fai qui? Ah, ho dimenticato il mio. E perché l'uccello frigorifero è aperto? Vabbè, pensavo che... E perché nascondi un Krabby Patty dietro la schiena? Io veramente non so di che cosa parli. E perché sei così nervoso? E perché stai sudando tanto? E perché sembri così affamato? No, aspetta, non è come pensi. No, è tutto un malinteso. Devi credermi, ascolta, io... Devo dirti una cosa e devi ascoltarmi quando ti parlo. Ti piacciono i Krabby Patty di la verità, Squiddy? È vero, sì, è vero, lo devo ammettere, è vero. Io vado avanti per i Krabby Patty, li adoro. Non puoi mangiare tutti quei patty in una volta sola, fermati. Ma cosa vuoi che mi succeda? Hai paura che possa esplodere? No, peggio! Prima ti verrà la cellulite sulle cosce! Sulle cosce? E poi esploderai! Ricordo anch'io la prima volta che ho mangiato un Krabby Patty!